Ciao, in questo tutorial volevo parlare dei prodotti, alcuni prodotti della Coastal Sands. Coastal Sands è una, per chi non la conoscesse, è una compagnia americana, si trovano in Florida, è uno dei prodotti economici, conosciuti da alcuni makeup artist sicuramente, perché hanno un buon rapporto prezzo. Qualità. Non sono a livello della MAC, sono probabilmente come la NYX, come qualità. I prezzi sono bassissimi e alla portata di tutti, quindi mi piacciono. Sono grandi idee regalo. Fanno spedizioni all'estero, non so esattamente quanto costa spedirlo in Italia, però se siete interessati, io direi, no? Unitevi due o tre persone, due o tre amiche e vi dividete le spese di spedizioni. Di spedizione credo che sia una grande idea. Inizio a parlare del prodotto probabilmente più diffuso, che è la palette con 88 ombretti. Questi sono opachi. Sono tutti opachi, come vedete c'è una varietà veramente incredibile. E sono belli pigmentati come colori. Un attimino, se vedete le mie mani sporche, perché prima ci stavo giocando prima di iniziare a registrare. Vedete? Sono veramente pigmentati. Non sono grandissime. I contenitori non sono grandissimi, però prima che finite questa palette veramente ci vuole tantissimo tempo. La versione è più shimmer, più trasparente, più luminosa, è questa qui. Sembra identica, però potete vedere, vediamo se ho qualche dita. Allora, potete vedere, è più, molto più luminosa rispetto a quell'altra. Vedete? Ha un effetto molto più, come dicevo, shimmer. Credo che sia il termine, migliore per definire queste palette. Infatti è la Ultra Shimmer. Un'altra palette che mi piace tantissimo è la neutra, tutti i colori neutri, sono 28 colori neutri. La consiglierei a chi ama molto il trucco naturale, oppure come base, come contouring, molto bella. E mi è caduta una palette, non ci fate caso. Eccola. Vedete, si va dal bianco, che non è opaco, però credo che sia un'ottima base, al beige, al rosato un attimino, al marrone. Quindi la consiglio un po' a tutte, sicuramente. Credo che sia ottima da avere. Adesso passiamo alle labbra. Questa è la Trousse Labbra. Colori sono 66, ve li faccio vedere, sono 66 colori e vanno dal lip gloss un po' glitterato, vediamo se lo riuscite a vedere, ai colori un po' più scuri, a quelli proprio scuri, al melanzana, al rosso, arancione, dorato, grande varietà anche per le labbra. Poi, questa è la palette con 10 fard, eccoli, quindi vanno dal
dal rosa bambola all'aranciato, al rosa molto naturale, rosa confetto, al un colore un po' tipo terra abbronzante, questo qui, infatti anche un po' luminoso. E a chi la consiglio? La consiglio alle donne, alle ragazze che hanno una carnagione chiara, da chiarissima media come colore, perché ho visto che sulle tonalità scure non ci sono probabilmente solamente un paio di colori che risultano bene, quindi poi quest'ultimo prodotto di cui volevo parlare è di quest'ultima palette, è una palette, è una si chiama Camouflage Concealer Palette, quindi parliamo di correttori, tanti diversi correttori. Se per voi, se non fate i makeup artist, spero che non passiate da questo colore a questo durante una stagione, spero di no. Comunque è ottima come consistenza, mi piacciono molto, ovviamente sono correttori in crema, molto carini, durano, devo dire, diverse ore, ci sono diverse tonalità, quindi se siete magari nel mestiere, state cominciando, tutti questi sono prodotti ottimi da avere perché ti danno veramente la possibilità di avere tanti prodotti ad un buon prezzo. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial e ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!